Il previsto arrivo della nave danese nel porto di Gioia Tauro con un carico di armi chimiche dalla Siria ha riportato all'attenzione la questione del loro smaltimento. In Italia l'esercito si occupa della distruzione di questi ordigni. Matteo Parlato è andato a vedere come fanno. Vecchia davanti al comprensorio militare Santa Lucia. Dietro questi cancelli c'è il laboratorio dove da anni vengono distrutte tutte le armi chimiche che si trovano sul territorio nazionale. Noi ora cercheremo di capire come questa operazione viene fatta e in che cosa materiali come le pirite vengono poi trasformati. Noi qui distruggiamo le armi chimiche attraverso un processo chimico di ossidazione. Ovviamente sostanzialmente il munizionamento arriva qui nell'ente, viene sottoposto all'interno degli impianti ad un'attività radiografica per identificarne il contenuto e le caratteristiche del proietto, dopodiché questo viene aperto in un impianto attraverso un sistema di taglio, svuotato l'aggressivo chimico e bonificato il proietto. Dopodiché l'aggressivo chimico viene mandato all'impianto per la distruzione attraverso l'ossidazione chimica. Quindi l'aggressivo chimico si trasforma in... L'aggressivo chimico si trasforma in un rifiuto industriale che è il risultato dell'ossidazione chimica e viene assolutamente trattato come tale. Sin dagli inizi abbiamo distrutto circa 130 tonnellate di pirite tra gli anni 93 e 97 e inoltre sono stati recuperati negli anni 40.000 proiettili, di cui 25.000 sono già stati distrutti e 15.000 circa ne rimangono. La prima guerra mondiale è stato il momento, diciamo, fra virgolette, il momento d'oro delle armi chimiche. Dopo che cosa è successo? Sostanzialmente le armi chimiche hanno trovato il loro maggiore periodo di impiego durante la prima guerra mondiale. E in realtà durante la seconda guerra mondiale, sebbene sia stata portata a seguito da tutti i belligeranti come deterrente, in realtà non è mai stato usato. Alla fine della guerra, però, molte di queste armi sono rimaste qui in Italia. E sulla base dell'esperienza delle attività di bonifica sul territorio recuperiamo sicuramente armi chimiche abbandonate, sia risalenti sia alla prima che alla seconda guerra mondiale. Voi avete un'idea di quanto materiale chimico abbandonato c'è ancora nel nostro paese? No, questo averne contezza di quanto ce ne sia, no, perché è un dato che non siamo in grado di avere. Quello che posso dire è che in genere veniamo chiamati con una frequenza di un intervento mensile. Durante l'anno in cui andiamo a vedere se quello che è stato ritrovato è chimico o meno. Cioè veniamo attivati dal competente reggimento Genio a fare ricognizioni sul territorio e questa ricognizione avviene circa 1 o 2 volte al mese. L'agente chimico per quanto tempo rimane pericoloso? L'agente chimico di guerra, se ben custodito, conservato all'interno del proietto. Se il proiettile non subisce danni o perdite, è efficace per lunghissimi periodi. Senta, avete mai avuto incidenti durante questa lavorazione? No, mai. E questo è anche un vanto per l'ente, assolutamente. Una prova di come lavoriamo in sicurezza e lavoriamo da tantissimi anni.